Dopo Eros sta per debuttare Gea. Chiusa lo scorso 1° dicembre la 23esima edizione di Mini Art Textile, la mostra internazionale d'arte tessile contemporanea, si lavora alacremente per il debutto della 24esima il prossimo 5 aprile. Lo slittamento della grande mostra di Villa Olmo tra giugno e novembre ha portato infatti l'associazione Arte e Arte ad anticipare la rassegna tessile di solito in calendario in autunno. E così, mentre Eros dopo Como segue le altre tappe, ora è a Venezia, poi sarà in Francia, Montrouge, Parigi, Caudry, si lavora in vista del prossimo evento che si terrà a Villa Olmo e Villa Carlotta di Tremezzo dal 5 aprile al 2 giugno. Il tema scelto in vista di Expo è Gea, la terra, una valorizzazione dei suoi prodotti, delle sue ricchezze e delle diverse forme di vita. Il filo conduttore di Eros con Gea, allora premettendo che Gea, cioè la terra, è collegata fondamentalmente con l'alimentazione, che è il tema per l'Expo 2015, questi due temi sono legati uno alla sopravvivenza dell'umanità, Eros, e l'altro alla sopravvivenza dell'individuo, nel senso proprio dell'alimentazione individuale. Come sempre ci sarà il concorso per selezionare i mini tessili, mentre si stanno scegliendo le installazioni più grandi. Intenso il lavoro di ricerca, il tempo stringe. Più rapido è più complesso, soprattutto nella ricerca di fondi, sia tra i partner privati che le istituzioni pubbliche. Per questo magari mi permetto di lanciare un appello: chi si affianca a Mini Art Textile ha la certezza di essere visibile in tutto il mondo e quindi c'è garanzia di visibilità per 12 mesi, proprio considerando anche le tappe di Mini Art Textile all'estero. Pochi mesi per fare tutto, ma gli organizzatori credono che il cambio di data con l'anticipo in primavera rispetto al periodo autunnale delle passate edizioni possa aprire ad un pubblico di turisti più ampio, pubblico che rischia di perdere invece la grande mostra 2014. Questo lo temo, vedo che ci sono come delle convenzioni, ci sono come delle scansioni di cui hanno preso nota le aziende turistiche, hanno preso nota i giornali e altro, quindi ci sono delle abitudini legate a una continuità precedente. Ci sono altri tempi, è chiaro che ogni tempo ha le sue opportunità e le sue difficoltà. Cercheremo di sfruttare i tempi che abbiamo.